Buon martedì, benvenuti a tavola e benvenuti all'albergo ristorante Valsugana, via Stazione 1, Primolano, provincia di Vicenza. Già protagonista lo scorso anno della nostra trasmissione, Adriana, questo albergo ristorante porta con sé una storia davvero affascinante che riguarda la tua famiglia. Diciamo che è nato da mio nonno nel 1870 circa, ha continuato mio padre con mia madre e poi sono subentrata io e mio marito, logicamente, che mi dà una mano. Tra l'altro l'albergo ha vissuto un periodo storico molto difficile, no? Perché qui era l'ex confine della guerra, praticamente Italia-Austria, quindi c'era la stazione di frontiera, c'era la dogana e tutte le varie cose che seguivano in quel periodo. Io non c'ero comunque. Altrimenti ti avrei detto spiegaci come fai a conservarti così bene. Tra l'altro qui vicino appunto c'è la stazione e l'anno scorso vi avevamo detto di un progetto molto ambizioso, quello di edificare, ristrutturare una vecchia parte della stazione e costruire un museo dedicato alla locomotiva, cosa che sta andando avanti e che finalmente vedrà la luce, speriamo entro pochissimi mesi, e che muoverà nuovamente turismo. Sì, dovrebbe cominciare nel 2017 credo. Però, o 16, però queste sono le date, diciamo, sì, così approssimativamente dette, però si starà a vedere, comunque il progetto va avanti. Perfetto, voi tenetelo d'occhio, questo progetto che è molto importante per la valorizzazione del territorio, anche per portare avanti la nostra storia e per continuare a farla conoscere anche alle nuove generazioni. A proposito di nuove generazioni, io so che hai qualche giovincello in cucina, cioè come è strutturata la cucina del tuo ristorante? Un ragazzo che è qui da 5 anni, che ha cominciato da ragazzino, gli sto insegnando il lavoro, è bravino, diciamo. In questo periodo c'è una steggista. Poi c'è un'altra ragazza giovane che mi dà una mano al bar e diciamo cerco di raccogliere ragazzi giovani, perché è giusto che imparino il mestiere e che un domani continuino. E che imparino anche una ricetta tradizionale, perché oggi entriamo in cucina e cosa insegniamo a fare? I tortellini fatti in casa come li faceva la mia nonna. Eh sì, entriamo in cucina a guardare questa delizia. Allora, per fare i tortellini di carne fatti in casa si usa della carne di vitello e della carne di maiale, possibilmente le parti morbide. Si taglia a pezzi, si mette in un tegame con del rosmarino, dell'aglio, sale, pepe e olio di oliva. Si fa rosolare, si sfuma con del vino bianco e si lascia cuocere pian pianino e si aggiunge dell'acqua per finire la cottura. Si passa col macina carne, ci si aggiunge dell'uovo, del formaggio grana e della noce moscata. L'impasto adesso è pronto, facciamo la pasta fatta in casa. La stendiamo, facciamo delle sfoglie, mettiamo a mucchietti questo impasto, li chiudiamo, mi raccomando che siano sempre ben chiusi altrimenti tendono a scoppiare. Si cuociono nel brodo per farli in brodo oppure nell'acqua per farli asciutti con burro fuso o con altre salse. Ve l'abbiamo già detto in cucina, scegliete di farli asciutti o in brodo, ma i tortellini cercate di farli in casa, anche perché Adriana vi ha dimostrato davvero che ci vuole ben poco, un po' di manualità, e poi potrebbe essere l'occasione anche per stare insieme alle proprie figlie, alle nonne. Sì, perché io, per esempio, che con la mia nipotina, anche l'altro anno, era qui che mi dava una mano a fare i tortellini. Senti, non abbiamo accennato che poi ogni portata che uscirà dalla cucina nel giorno di Natale sarà anche abbinata a un vino, no? Dei vini, certo, ci saranno dei vini bianchi e dei vini rossi. Perfetto, noi vi aspettiamo naturalmente a Natale e durante tutte le festività, ricordatevi dal 30 di dicembre fino al 5 gennaio questo ristorante resterà chiuso, ma ha ancora qualche posto, qualche disponibilità, perché tra 3 giorni veramente sarà Natale. Adriana Gigi, grazie. In chiusura numero di telefono 0424 43 38 60. E naturalmente benvenuti a tavola.